Edo Capra, oggi attore non protagonista, miglior attore non protagonista, il tuo l'assist per il primo gol, la giocata per il secondo. Questo finale ha trovato forse il suo miglior acquisto nella tua conferma? Ma penso che la squadra sia stata costruita bene dalla società, con tanti ragazzi giovani, tanti ragazzi vogliosi, amalgamato con qualche anziano, tra virgolette, che è rimasto a sposare la causa. Penso che ci siano tutti gli ingredienti per fare una stagione divertente. Come ti trovi con questo attacco a tre di Mr. Caverson? Vi abbiamo visto oggi molto, molto lanciati, diremmo. Ah, benissimo, mi trovo benissimo, stiamo cercando gli automatismi che il mister richiede, molto, ha molte pretese sul reparto d'attacco, molti movimenti, si lavora tanto con la palla e cerchiamo di dargli quello che è la sua idea di calcio. Penso che oggi ci siamo riusciti. Siamo tornati oggi a rivedere in eccellenza il tridente che poteva essere schierato anche in Serie D quando il finale raggiunse i play-off. È un valore aggiunto questo, il fatto che vi conosciate già, soprattutto voi davanti, in più con l'arrivo di un giovane promettente come Salzone? Sì, è una... certamente conoscersi già, basta uno sguardo, basta ci si capisce al volo. Salzone conosce benissimo il mister, avendolo 3 anni, quindi è un altro valore aggiunto oltre alle qualità che ha. L'ho visto solo in allenamento e ho già visto che ha delle qualità notevoli che ci può far divertire anche lui. Quindi penso c'è anche Vallerga, che è un ragazzo molto giovane, molto promettente. Dal mio punto di vista, davanti la società si è mossa alla grande. Ci troviamo qua esattamente dopo 3 mesi e 20 giorni dall'ultima intervista che abbiamo fatto qui al Borel. Cos'è cambiato da allora? C'è tutto un altro finale, però c'è un po' la voglia di rifarsi. È cambiato il risultato, abbiamo perso 2-1 e oggi abbiamo vinto 3-0. C'è, sì, c'è la voglia di rifarsi, ma non è un'ossessione rifarsi, c'è la voglia di giocare a pallone, che quella è fondamentale, c'è voglia di divertirsi, c'è voglia di fare un campionato da protagonisti e con un'idea di calcio, quindi è quello che conta. Domenica prossima la Cheirese, un test veramente impegnativo. Sì, loro hanno vinto la promozione l'anno scorso, sono saliti in eccellenza, noi siamo retrocessi, è il contrario, diciamo. So che hanno una buonissima squadra, da amici che l'hanno incontrata, da amici che ci giocano dentro. E meglio che arrivino questi test con squadre attrezzate, con tutte squadre. Anche noi dobbiamo provarci. Oggi è andata bene, vediamo domenica prossima, pian piano ci proviamo, cerchiamo di trovare fiducia e di arrivare all'inizio del campionato pronti.